via, tu vai via, ma tornerai, perché sei mia, mia. Dove vai, che sei mia, quanto non lo sai. Quanto ti ho sentito mia. Il palco è tuo, eccomi qui per un'altra puntata interessante. Oggi qui è arrivato con la chitarra, il primo che arriva con uno strumento, lui è Gianfranco Lo Schiavo. Ciao Gatto, che piacere vederti. Benvenuto, sei entrato e ho sentito un'energia pazzesca, cioè sei uno che trasmette, no veramente, poi adesso capiremo anche perché lui è stato promotore di varie band, una che poi ha cambiato nome, racconteremo un po' tutto quello che è la tua storia. Del rock and roll. Del rock and roll, che è nata dalle tue note biografiche, giovane quando hai sentito i Guns N' Roses, è entrato dentro questo virus positivo, visto che parlare di virus in questo periodo è un po' pericoloso, però nel senso la musica è un virus, no? ma positivo e vitale. Ecco, i Guns stiano, ecco per esempio a me questo qua me l'hanno fatto i Police, quando negli anni 80 io lo ascoltavo, però dopo ho apprezzato anche tantissime altre band, per ultimo i Coldplay. Sono rimasti i Guns al primo posto o no? Devo dirti di sì, ecco. Che sono rimasti Guns N' Roses, ma perché sono proprio viscerali. Secondo me... Non c'è stato qualcuno che li ha sostituiti, diciamo. Ci sono tante band che si sono avvicinate e a cui ho voluto bene, ma i Guns N' Roses sono inimitabili. Va benissimo. Tu praticamente hai fondato, sei stato diciamo il leader, possiamo dirlo, dei Mr. Lies. Cioè, che vuol dire signori bugie? Sì, il signore delle bugie. Il signore delle bugie. E com'è nata questa roba qui? Cioè, come ti è venuto di creare una band? Allora, giustamente, tornando a te, con i Guns N' Roses è venuta la voglia di fare una band. Di prendere in mano una chitarra, di cantare, e abbiamo formato questa band che nelle sue... Tu di dove sei? Scusa, non l'abbiamo detto. Io sono di Milano. Adesso sono trapiantato nella zona di Nerviano, diciamo... dalle parti tra Milano conosco, e Varese e niente e loro gli altri elementi che quanti sono? 3-4? Vuoi tre. Salutarli? Vuoi certo, certo. No, perché sapete perché? Perché è vero che è la prima band, ma poi dopo lui ha fatto una seconda, ma erano ancora loro, e sì, poi sì. Ha fatto un ultimo singolo dove sono ancora loro, dai, nominiamoli, sì. Li salutiamo. Allora, un ciao a Daniele Orfino, Matteo Sanfilippo e Dario Sansone. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi e forza a Zona Quarto. Ecco, e quindi cioè, questi là hanno fatto quanti anni hanno fatto prima di diventare Zona Quarto? Allora, abbiamo fatto praticamente 5 anni di Mr. Lies, dove abbiamo partecipato a tutti i concorsi. Andando molto bene. Andando no? Molto bene. Quindi eravate veramente una ben promotore. Quarto perché Zona Quarto perché è Quarto Giaro, giusto? Perché siamo tutti della zona di Quarto Giaro. Siamo nella zona tranquilla. Una zona che ci ha fatto le ossa rock and roll. Certo, e quindi perché a volte uno dice faccio rock e poi è lì nella bambagia. Sì, no, il Quarto Giaro già è noi più credibile. Siamo cresciuti nell'Interland e fieri e del l'Inter nostro... vi ha dato parecchi spunti sicuramente. Certo, certo. E diciamo, quindi una band che ha avuto anche l'occasione di andare a Sanremo forse, giusto? Siamo andati a Sanremo per le rock. Finali di Sanremo Rock, sì, Sanremo Rock. Però poi c'è stato qualche disguido. Poi ci sono stati dei disguidi, nel senso tra infortuni vari e diciamo così... Divergenze. Mi sono trovato a esibirmi da solo. Quindi da solo vuol dire che tu eri quello che ci credeva di più forse in questa band. Io sono quello che ci crede ancora. Che ci crede ancora. Ragazzi,
Vabbè, comunque questo perché? Questo per dire che sicuramente uno dopo ha un contraccolpo psicologico quando un sogno così collettivo come quello di una band, sono stato anch'io in una band ragazzo, svanisce. Infatti da quello che ho visto, perché io ho letto bene la tua biografia, hai avuto qualche anno di stasi, smarrimento, sì. Di stasi chiamiamolo. Ma più che altro perché ti dico una cosa con il cuore. Io ci credo che ancora, posso ancora farcela. Ma con la band o da solo? Ma con loro. Cioè, ancora con io, loro? No, io avevo il desiderio di farcela con loro. Questa band è forte allora. Cioè sono, non riesci a trovare altri. Sono, no, voi loro. Sono molto forti. Perché voi scrivevate insieme anche? Perché c'è... No, io scrivevo, scrivo loro ancora. Però riuscivano a trovare. Però riuscivano a trovare l'empatia giusta per trovare quello... Che era giusto mettere. Oh ragazzi, un amore che non potrà mai finire. Chissà mai. No, infatti siamo comunque ancora tu, grandi amici. Certo, ma immagino. Ma comunque tu da solista hai fatto cose anche importanti. Il primo pezzo si chiamava... Trovati a parlare. Trovati a parlare. Ma perché, guarda, non l'ho mai fatto con nessuno. Me la accenni, c'è cioè la chitarra. Guarda. È un grande chitarrista. Anche polistrumentista, perché so che in certi pezzi hai suonato tutti gli strumenti. Sì. Quindi, tra l'altro, autodidatta, anche Dalla lo era, quindi non è che bisogna per forza sapere la musica. Non fare paragoni troppo forti, sennò no, mi emoziono. No. Però io non mi spavento se uno mi dice autodidatta, perché spesso la forte musicalità vince anche l'ignoranza, nel senso di certo. Non conoscere magari la teoria musicale. C'è qui una chitarra, è accordata? Io avevo piacere, dai, e l'ho portata per la trasmissione. Per questa trasmissione non mi fanno sentire niente, perché io non devo essere giudice, io devo solo presentarvi al pubblico. Sì? Ecco, allora sono curioso di sentire questa canzone di cui mi hanno parlato molto bene. Così live. Un piccolo accenno live. Sì. Oh, oh, oh. Di nuovo a parlare le solite cose stradette di noi. Ti guardo e negli occhi non hai più la luce che avevi ieri. Oh, e oggi no, non c'è. Grande. Qua ci vorrebbe l'applauso, ma noi non li abbiamo finti, li abbiamo veri. Siamo veri, grazie. Cioè ragazzi, cioè, quando poi una canzone è bella, no? Cioè basta la chitarra, eh? Sì. Dopo tutte le immagini, tu non ho trovato, immagini, la batteria, le chitarre. Certo, no? Certo. Io veramente, il pezzo deve stare in piedi solo con una chitarra, come diceva il grande Battisti, no? E c'è quell'emozione che poi quando poi fai il disco spesso, chi l'ha sentita con la chitarra ti dice, ma era più bella, perché con la chitarra e basta, col piano, si torna a una fase di essenzialità, sì, che sì. Poi spesso quando poi fai di il disco... Di creatività anche. Sì, che quando poi fai il disco la perdi, però le band no, perché sono, di solito suonano in quattro, mentre i cantautori poi cominciano a mettere 20 chitarre e non si capisce più niente. Ti posso dire che ho avuto questa esperienza perché ho scritto una canzone per mio figlio, che si chiama, lui si chiama Leone, Francesco, e si chiamava, lui diceva io sono Nennè, mi diceva sono Nennè, ho fatto la ninna di Nennè. L'ho suonata, l'ho arrangiata con pianoforte, orchestra, secondo me l'ho rovinata, infatti la vedi, voglio rifare. Hai messo troppa roba. La voglio rifare perché... Mettete poca roba negli strumenti. Sì. Bisogna avere la mentalità delle band, no? Poca roba bella, tre parti belle. Invece con queste overdubbing che si possono mettere tracce, sì, spesso anch'io faccio dei dischi estremamente pieni. E allora si fa fatica, togli. Diceva Celso Valli, un grande arrangiatore con cui ho lavorato, conoscerai, che ha fatto tutti i dischi di Giorgio, pezzi che ho scritto anche per lei, mi diceva il bello di un arrangiamento è ciò che non vuoi, che hai messo e hai le forze di togliere. Dici, è bella sta roba, è troppo, togli questo e lasci solo quello che è essenziale. È una grande lezione che mi ha dato e spero prima o poi di riuscire a fare un disco scarno, perché non è facile togliere. Invece l'ultimo singolo, Giorno Splendido, parlami, perché qua il tempo vola, ma io voglio sentire anche due considerazioni su questa canzone, okay. Che poi vedremo anche il video, giusto? Fantastico. Perché un giorno splendido? Qual è il giorno splendido per te, ideale giorno splendido? Giorno splendido è come inizia il giorno splendido ideale? Giorno splendido è il giorno in cui tu incominci a sognare. Perché questa non canzone... Non quando si realizza il sogno, no? No. Quando inizi. Sì, perché tu... La gioia del percorso, prima di arrivare. Oltretutto è una canzone che sembra scritta per una
per una ragazza, quella, il solito amore impossibile. Certo. Ma l'amore impossibile è proprio la realizzazione dei tuoi sogni, nel senso che tu dammi la mia occasione e io te la renderò un giorno splendido. Quindi è tutto quello che tu riesci a fare prima, quindi sia mentalmente che col cuore che con i gesti, per arrivare al sogno. Certo, noi non dobbiamo essere felici, bisogna aver capito il tuo messaggio, quando raggiungi il sogno, ma dobbiamo essere felici nel raggiungerlo, nella strada che noi facciamo. È bellissimo, sì, questo concetto. E oltretutto molto avere la tenacia di continuare a crederci in questo sogno. Esatto. Perché io ci credo. E certo, bisogna crederci e non è facile, no? Bisogna avere pazienza, avere la testa dura, andare avanti, migliorarsi. Tutto quello che io leggo negli occhi di Gianfranco, lo schiavo, anche Malika Ayan, che saluta un'amica, gli ha detto: ma chiamati solo lo schiavo. Infatti io pensavo, leggendo, che ti chiamassi lo schiavo, cioè un nome d'arte, come dire, il padrone, sì, sì, lo schiavo, invece è il suo cognome. Allora adesso ce lo vediamo, questo video di un giorno splendido, io sono contento che sei venuto qua a trovarmi. Anch'io sono felicissimo e lo sai. Lo so, ma lo leggo nei tuoi occhi, sei una persona molto vera, molto sincera e questo arriva tanto sia umanamente che artisticamente. Quindi, un giorno splendido, lo schiavo, il palco è tuo. Grazie. Thank you.
resta in piedi. Quando i piedi applaudono, con le mani in sincrono, ai concerti saltano tutti in piedi. Quando gli altri spingono e da dietro pogano, forte come levano, tu non cedi. Resta in piedi, resta in piedi, tu non cedi. Resta in piedi, tu non cedi, tu non cedi, tu non cedi, tu non cedi. Quando i piedi ballano, quando i piedi ridono, senti un bel solletico, li sopri poi gli dì. Quando i piedi applaudono, con le mani in sincrono, ai concerti saltano. Resta in piedi, papà, papà, resta in piedi, papà, papà, resta in piedi, papà, papà, resta in piedi, papà, papà. Nelle corse ostacoli, nel campo dei miracoli, il suolo si fa liquido, non c'è un artiglio solido, ma tu, ma tu, ma tu. Resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi.